Fratelli di Zion, bentornati sul canale The Unbounce. Prima di iniziare, ricordiamo a tutti che carichiamo 3 video alla settimana. Per non perdervi alcun aggiornamento, vi consigliamo quindi di iscrivervi al canale. Nello scorso video abbiamo introdotto lo scetticismo e il genio maligno di Cartesio. Oggi portiamo avanti la medesima posizione scettica con lo scienziato malvagio di Peter Anger. Nello scenario proposto dal filosofo contemporaneo, pubblicato all'interno del suo libro Ignorance del 1975, vi è la comune credenza che nel mondo esterno a noi vi siano tavoli, schermi, cellulari, sedie e tanti altri oggetti di uso comune. Eppure ciò non è altro che un raffinato inganno, prodotto nel nostro cervello da uno scienziato malvagio che tramite un computer genera impulsi elettrici trasmessi poi a elettrodi collegati al nostro sistema nervoso centrale. Utilizzando questi impulsi, lo scienziato, esattamente come le macchine in Matrix, ci induce a credere che esistano divani, scrivanie, libri, anche se nel mondo non esiste nulla del genere. Secondo il filosofo, uno scenario simile implica che nessuno può mai sapere con estrema certezza che non esista uno scienziato malvagio che, mediante elettrodi, ci stia in realtà ingannando facendoci credere falsamente dell'esistenza della Terra. Quindi nessuno potrebbe mai sapere che esiste la Terra, il cielo o i sassi. Allo stesso modo, voi non potreste sapere di essere comodi a guardare questo video, poiché non potete avere la certezza assoluta di non essere soggetti al genio di Cartesio, allo scienziato di Anger o alla manipolazione di un sistema informatico tipo Matrix. Hilary Putman, nel suo testo Ragione, Verità e Storia, pubblicato nel 1981, ha dato un grande contributo a tali argomentazioni. Il filosofo e matematico statunitense ipotizza che i nostri cervelli siano stati chirurgicamente separati dal corpo per poi essere messi in una vasca di sostanze cerebro-nutritive. Un computer invia poi degli impulsi elettrici al nostro cervello, dando avvio all'illusione di essere seduti a tavola, di scrivere un commento su internet oppure di giocare a calcio. Malgrado l'apparenza di correre, di mangiare o di alzarsi dal posto, rimarremo sempre e comunque un cervello disincarnato in una vasca a cui un computer sta inviando informazioni corrette secondo la nostra richiesta. Per esempio, se volete alzare il braccio destro per afferrare qualcosa, il computer fornirebbe impulsi idonei a convincervi che abbiate effettivamente allungato la mano e stretto un libro. Da qui la domanda scettica. Come facciamo a sapere che non ci troviamo realmente in questa situazione? Come facciamo a sapere di non essere dei cervelli in una vasca a cui un supercomputer sta inviando dei segnali, creando quindi l'illusione di muoverci e fare esperienza? Una risposta al quesito non vi è, e senza una risposta, lo scetticismo ispirato all'argomentazione di Cartesio continua ad aprire importanti parentesi. Eppure, è importante notare come lo scenario scettico proposto non sia altro che una mera possibilità, tra l'altro una delle meno probabili. Diffidate quindi dalle pubblicazioni molto vicine alla truffa, nelle quali ci vorrebbero far credere di essere in una simulazione, creata da un qualche tipo di razza aliena molto più evoluta della nostra. Infatti, l'esercizio di Cartesio riguardo al dubbio sistematico, come abbiamo poi visto, è parte di una presentazione in uno speciale contesto filosofico, ovvero la ricerca cartesiana della conoscenza perfetta, adeguata ai più alti ideali scientifici. Per Cartesio, la conoscenza richiede certezza assoluta. Noi non possiamo essere assolutamente certi che quando abbiamo una sensazione, in realtà non ci stia illudendo un genio maligno. Dunque, per l'autore, non possiamo usare le sensazioni per giustificare le nostre istanze conoscitive. Si tratta di un criterio conoscitivo estremamente rigoroso e appropriato ai contesti filosofici in cui viene proposto. Tuttavia, nella vita di tutti i giorni,
risulta invece eccessivo. Se qualcuno di voi mi chiede che video uscirà domani e dovessi rispondervi con domande del tipo «Esistono realmente i video?» oppure «Che cos'è il domani?» o ancora «Siamo certi che sia io a realizzare i video e non qualcun altro che ci controlla?» Beh, se dovessi rispondervi in questo modo, pensereste tutti che sono uscito di testa, ciò poiché esistono criteri diversi in contesti diversi riguardo ciò che consideriamo propriamente conoscenza. In alcuni contesti filosofici può essere corretto imporre criteri tanto rigorosi, allo stesso modo in contesti quotidiani invece è altrettanto corretto imporre criteri normali che siano a noi familiari e vengano soddisfatti dal vasto complesso di esperienze comuni a tutti quanti che condividiamo. Nel quotidiano abbiamo pertanto una perfetta conoscenza di dove siamo seduti e di cosa stiamo facendo. Quindi conosciamo davvero molte cose di noi stessi e del mondo che ci circonda, poiché le credenze riguardo a queste cose sono per l'appunto vere e giustificate dalle esperienze di tutti quanti i giorni. Per esempio, sappiamo perfettamente che in questo momento non stiamo sognando, sappiamo che Cartesio, come la compianta Carrie Fisher, sono morti, e sappiamo che Matrix non è altro che una trilogia cinematografica. Per di più, il principio epistemologico fondamentale di Cartesio, secondo cui la conoscenza genuina richieda assoluta certezza, risulta in realtà controproducente, poiché a meno che gli scettici non siano assolutamente certi che la conoscenza esiga certezza, allora non possono sapere che realmente la esiga. Abbiamo quindi un buon motivo per dubitare della tesi secondo cui la conoscenza esiga per forza di cose certezza. Inoltre, anche il filosofo Bernard Williams, nelle sue argomentazioni antiscettiche, acquieta tutti i nostri timori di essere rinchiusi in una simulazione come poi sarebbe Matrix. Se ci pensiamo, infatti, per distinguere la differenza tra sogno e veglia, si presuppone che tutti quanti abbiamo la conoscenza di entrambe le esperienze, quindi delle loro differenze. Siamo quindi in grado di capire la differenza tra veglia e sonno soltanto se talvolta siamo realmente svegli, e poiché siamo per l'appunto capaci di distinguere i due tipi di esperienza, ne consegue che sia eccessivo temere che le nostre vite siano parte di un sogno senza fine. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? In conclusione, la nostra conoscenza, dove siamo seduti, cosa stiamo guardando ora, com'è il mondo attorno a noi, non richiede certezza filosofica, ma unicamente giustificazioni forti e appropriate al contesto. Fratelli di Zion, io sono Emilio Valotti. Nella speranza che il video vi sia piaciuto e vi abbia intrattenuto fin qui, vi invito a lasciare un mi piace e condividere il video. Noi ci rivediamo il prossimo mercoledì. Grazie a tutti per la compagnia.